Ciao a tutti, in questa lezione metteremo un po' in pratica tutto quello che abbiamo imparato fino ad oggi e lo faremo realizzando questa breve animazione che adesso vi mostro. Benissimo. Vi faccio notare questi due elementi che hanno animazione sulla posizione, entrambi partono da fuori ed entrano nell'inquadratura e contemporaneamente si ingrandiscono da scala 0 alla grandezza finale. Contemporaneamente a queste animazioni si aggiungono altri elementi nella scena, si aggiungono due testi, uno per ogni elemento e poi sempre per ogni elemento si aggiungono due elementi grafici, una stella e un testo che è il prezzo dell'elemento qui pubblicizzato. E tutto questo gruppo di elementi poi dopo viene ingrandito lentamente e poi svanisce. Svanito il primo gruppo di elementi, entra in campo un secondo gruppo di elementi questi due con i loro testi, i loro prezzi, le loro stelle. Il secondo gruppo di elementi si comporta esattamente come il primo. Cambiano le fotografie, cambiano i prezzi, cambiano le scritte. Quindi noi per realizzare rapidamente il secondo gruppo di elementi non dovremo fare altro che duplicare la composizione che contiene tutto il primo gruppo e poi sostituire all'interno i singoli elementi, le foto con le foto, correggere le scritte, eccetera. Quindi sono tutte cose che siamo in grado di fare. Bene. Se volete seguire con me passo passo l'esercizio che adesso io farò, potete scaricare le quattro fotografie scontornate di questi prodotti elettronici. L'indirizzo da cui scaricare queste fotografie lo trovate nella pagina dove ho caricato questo video. E una volta scaricato... Il materiale, lo vedrete così come lo state vedendo qua sul mio desktop. Aprite, spacchettate il contenuto, prendete la cartella e vi consiglio di andarla a mettere come ho fatto io, nello stesso luogo dove c'è il file del progetto. Non è obbligatorio, ma è conveniente sempre tenere vicini il progetto e la cartella che contiene tutto il materiale. Bene. Una volta che avete fatto questo dovrete, come farò io adesso, caricare le quattro fotografie all'interno del progetto. Quindi la prima cosa da fare è importarle. Andate nella finestra di progetto qua sulla sinistra, doppio clic in uno spazio vuoto, andiamo a cercare la cartella che contiene le quattro foto. E siccome le fotografie sono semplici, non hanno al loro interno più di un livello e quindi non devo specificarlo qua sotto che devo importarle mantenendo i livelli separati, allora posso selezionare tutta intera la cartella che contiene le foto e importare tutta quanta la cartella. Sui PC avrete un tasto Import Folder, sui Mac c'è il tasto Open, quindi io clicco qui e importo tutta quanta la cartella ed ecco che me la trovo là nella finestra di progetto. Controlliamo che ci sia il contenuto, sì, le quattro fotografie ci sono. Bene. Adesso creerò la composizione finale, quella che contiene tutta quanta l'animazione. Quindi, menu Composition, New Composition. La chiamo Esercizio. 01 che è il nome del progetto, come dimensione della composizione lascio 1920x1080 che significa preset HD 1080 25 e il filmato vado a controllare dura, sì, Dura 10 secondi. Bene, quindi 10 secondi bastano, sfondo lascio nero. Do l'ok. Okay. Metto come rappresentazione dello sfondo anziché il nero cliccando qui la scacchiera bianca e grigia. Bene, andiamo a vedere un attimo il filmato. In questo caso, anziché cominciare con le due fotografie che entrano, incominciamo con aggiungere lo sfondo colorato che sarà presente per tutta quanta l'animazione dall'inizio alla fine. In questo caso è un rettangolo azzurro con colorazione sfumata. Noi abbiamo visto che per creare dei rettangoli con colorazione sfumata si possono creare degli shape layer a forma rettangolare. Quindi la prima cosa che andiamo a fare è selezionare lo strumento rettangolo, poi facciamo un doppio clic sulla forma del rettangolo e ho creato un rettangolo grande come la composizione, proprio quello che mi serve. In questo caso ho una colorazione tinta unita rossa, perché? Perché qui... Nella sezione dove si decidono le colorazioni è impostato tinta unita rosso. Ma noi innanzitutto cambiamo il tipo di colorazione. Per fare questo clicchiamo sulla voce fill, si aprono le opzioni di colorazione e scegliamo nel nostro caso la quarta, che è la sfumatura radiale dal centro in fuori. Do l'OK ok. adesso andiamo a decidere i colori cliccando sulla palette qui a destra. Abbiamo detto, diamo un'occhiata rapida, azzurro molto chiaro e azzurro scuro. Quindi, sotto la barra in alto, clicco il primo bottone e decido che voglio un azzurro chiaro, tipo così. Poi clicco sul secondo bottone della barra e voglio un azzurro più scuro, magari un po' più blu. E do l'ok. Okay. Una volta dato l'ok, okay, subito... Dovremmo vedere queste due maniglie qua. Nel caso non fossero visibili, selezionate il livello, strumento, selezione. E se non dovessero vedersi le maniglie, cliccate su Rectangle 1. A questo punto, sicuramente le due maniglie si vedono. Ora. Voglio che al centro sia azzurro chiaro e quindi lascio lì il colore centrale. Il colore che invece sta all'esterno lo prendo io a mano e lo trascino nel punto più lontano. Bene, ho creato il mio sfondo colorato. A questo punto, prima di andare avanti, rinominiamo questo livello che si chiama Shape Layer 1. Lo seleziono, tasto invio per rinominare, lo chiamo sfondo azzurro così chiudo il contenuto e siccome questo livello da adesso in poi non lo tocco più e li statico sullo sfondo la cosa migliore è fare in modo che non sia selezionabile e per fare ciò qui a sinistra del nome nella timeline c'è un bottone lucchetto e se io ci clicco sopra questo livello non è più selezionabile quindi anche se ci clicco sopra nel monitor non è possibile, anche per sbaglio, spostarlo. Benissimo. Andiamo a vedere qual è il secondo elemento che deve entrare in scena. Il secondo è un altro rettangolo. Andiamo a vederlo com'è. Però questo rettangolo qui ha un'animazione. È un rettangolo giallo, tinta unita, non ha sfumatura. Parte con scala 0 e diventa grande così. Benissimo. L'animazione sarà fatta in circa mezzo secondo. Bene, quindi creo un nuovo rettangolo. Quindi ancora doppio clic. Mi crea subito un rettangolo grande come la composizione, con sfumatura uguale a quella precedente. In questo caso non voglio la sfumatura, voglio tinta unita. Quindi di nuovo vado su Fill, clicco. Questa volta sul secondo bottone perché così il colore è unico, senza sfumatura, e do l'OK. OK. Adesso per cambiare il rosso in giallo clicco sulla palette là su in cima e lo facciamo diventare giallo così. La dimensione deve essere più piccola della composizione. Quindi, per diminuirla, la cosa più semplice è prendere uno dei lati e diminuire. Quindi più o meno così. Questa è la dimensione di questa, chiamiamola, fascetta gialla. Quindi diamole subito un nome. Qui nella timeline la seleziono, tasto invio, la chiamo fascetta gialla. Bene. L'anchor point è già al centro della composizione che coincide con il centro di questo rettangolo. Magnifico, quindi non devo neanche spostarlo. Devo lavorare sulla scala di questo rettangolo qui, quindi seleziono fascetta gialla nella timeline, clicco il tasto S appare la proprietà Scala voglio che al tempo 0 questa fascetta sia grande 0 e voglio che dopo un mezzo secondo sia grande così come è già quindi questo è uno dei quei casi che capitano spesso in cui io incomincio a mettere i keyframe partendo dal momento finale quindi prendo la barra del tempo nella timeline, la porto circa a mezzo secondo e accendo l'orologio della scala, in modo che ho fissato adesso la grandezza finale di questo rettangolo. Al tempo 0 invece, all'inizio, voglio che questo rettangolo sia grande 0, quindi la scala come valore gli assegno proprio 0, cliccando sul 100 e scrivendo 0, invio. Per rivedere l'animazione porto la barra più o meno qui. Clicco il tasto N per accorciare la barra della preview, barra spaziatrice, e rivedo la prima animazione. Benissimo, è perfetta. Soltanto che quando si ferma l'animazione vorrei che rallentasse un filo, che fosse un po' più morbida in arrivo. Noi sappiamo che per fare ciò basta selezionare il keyframe che si vuole ammorbidire magari ammorbidiamole tutte e due, le seleziono tutte e due, e F9, che è la scorciatoia per ammorbidire i keyframe. Quindi clicco F9, i keyframe cambiano forma e quindi quando l'animazione parte o arriva in uno di questi keyframe, accelera, decelera. Vediamo. Perfetto, non si nota tantissimo, però c'è una piccola decelerazione finale. Benissimo. Quindi questa prima parte è completata. Ora dobbiamo occuparci degli altri elementi. Incominciamo dalle fotografie. Dobbiamo piazzare qui sulla sinistra un cellulare, qui sulla destra un computer. Quindi andiamo a cercare i nostri elementi. Abbiamo l'iPhone. Benissimo, lo voglio circa qua, lo riduco a mano cliccando sul bordo della foto e poi aggiungo il tasto Shift e riduco l'iPhone più o meno a questa grandezza e lo metto qua. Prendo il computer, lo metto qui sulla destra, lo riduco e lo piazzo qua. Ora andiamo a vedere il tipo di animazioni che devo fare su questi prodotti. Al tempo 0 sono fuori, entrano nella composizione e si ingrandiscono. Quindi su entrambe le fotografie devo lavorare sulla posizione. Seleziono le due foto, schiaccio il tasto P e si evidenzia la proprietà Position. Non solo, voglio vedere anche la proprietà Scala, quindi Shift S e ho aggiunto anche la proprietà Scala visibile. Bene, voglio che nel momento finale queste due foto si trovino lì dove le ho messe adesso. Magari il computer lo metto un pelo più verso il centro. Bene, voglio che le fotografie si trovino lì dove le ho messe e a zero fuori. Quindi mi allineo innanzitutto con il keyframe finale della fascetta gialla, perché quello è il momento in cui devono arrivare queste due foto qui. Quindi, tasto destro sul keyframe di fascetta finale e go to keyframe time così che la barra del tempo si è messa nello stesso momento in cui finiva l'ingrandimento del rettangolo giallo in questo momento qui voglio che sia il cellulare sia il computer si trovino lì e siano grandi così come li vedo quindi accendo l'orologio della position e della scala del computer, ma anche la posizione del telefono e la sua scala. Quindi ho fissato tutti i valori finali di questi due elementi. Poi prendo il cursore, lo porto al tempo zero e adesso uno alla volta li metto nella loro situazione iniziale. Incominciamo dal computer. Evidenzio il computer. Siccome il computer si trova a destra, all'inizio è fuori a sinistra. Bene, lo sposto fuori. E poi voglio che sia grandezza 0, quindi clicco sul valore della scala, scrivo 0, invio e quindi il computer entra e si ingrandisce. L'anchor point è al centro e anche l'anchor point dell'iPhone è al centro, quindi vanno benissimo così. Adesso torno di nuovo a 0 e faccio la stessa cosa per il telefono, nel suo caso la posizione iniziale è fuori a destra. Quindi appena è fuori mi fermo e anche lui scala 0, invio. Visto che ho ammorbidito i keyframe del rettangolo giallo lo faccio anche per tutti quanti i keyframe degli altri livelli. Quindi li seleziono tutti in un colpo solo, clicco vicino ad uno, disegno un rettangolo che li raggruppa tutti e poi F9. Bene, ora faccio partire l'animazione. Forse forse riguardando è un po' tutto troppo veloce, quindi mi fermo, prendo tutti quanti i frame finali e li sposto qualche fotogramma in avanti in modo che si rallenta un po' tutto. Vediamo. Sì, così è meglio. Ora proseguiamo aggiungendo gli altri elementi. Vediamo a vedere quali sono. Incominciamo dal testo. Dobbiamo aggiungere un testo sopra il cellulare e sopra il computer. Il testo è un elemento che dobbiamo creare noi. Non lo abbiamo importato. Poi penseremo anche alla stella e al prezzo. Quindi torniamo qui. Disattivo tutto. Prendo lo strumento testo. Clicco nella zona in cui voglio cominciare a scrivere. Qua. Scrivo già quello che voglio scrivere. Hai prendo lo strumento selezione e metto il testo più o meno dove mi serve qua ora andiamo a modificarlo innanzitutto la font vi dico subito che la font che ho usato si chiama così unisans unisans poi uh, stile heavy questa qui, se voi non l'avete e volete usare quella che sto usando io, potete scaricare la font gratuitamente. Vi faccio vedere da questo sito qua, 1001fonts.com. Sempre nella pagina dove pubblicherò il, il video, il tutorial, vi, vi lascio anche l'indirizzo di questa pagina web. Si può scaricare gratuitamente, naturalmente. Ok, torniamo in After Effects. Ora ho. Oh, Scelto la font, la grandezza ora facciamolo grande così, colore bianco quindi posso o cliccare sulla palette o, siccome è bianco, posso addirittura cliccare su questa piccola palette bianco-nero, gli do il colore benissimo, in questo caso so che voglio anche un bordino azzurro quindi. Il colore del bordo sta nella seconda palette qui a destra, nella palette character. Al momento è barrato di rosso, il che significa trasparente, ma io clicco sopra. Ecco, questo è un caso in cui anziché andare a selezionare io un colore, prendo il contagocce che c'è qua, ci clicco sopra, il mouse diventa un contagocce e io campionerò il colore dove clicco, quindi più o meno qui, do l'ok. Ok. Bene, lo spessore di questo bordo si decide, come abbiamo già visto, qua sotto. In questo caso, bene, spessore così. Forse il colore non è quello giusto. Questa tonalità d'azzurro qua. Attenzione a quello che dice la voce qui a destra dello spessore del bordo. Dovete mettere fill over stroke e non stroke over fill come è selezionato adesso perché filo verso in modo tale che quando io aumento lo spessore del bordo lo spessore non va a coprire il riempimento quindi più o meno così se volessimo aumentare un po lo spazio fra le lettere potremmo aumentare questo valore qua che forse ci sta che altro fare a questo testo come potete notare questo testo ha una leggera ombreggiatura tutto intorno quindi facciamolo anche noi. Per ottenere un'ombreggiatura bisogna aggiungere un effetto. Facciamolo subito. Andiamo nel menu Effetti. L'effetto è della famiglia Prospettiva, Perspective, e si chiama Drop Shadow. Nel filmato non è un'ombra netta, è un'ombra molto sfumata e abbastanza leggera. Quindi sfumata significa aumentare la softness. Notare che aumentando la softness si vede appena appena un'ombreggiatura, magari la facciamo un filo più intensa aumentando l'opacità e poi magari il colore non lasciamolo proprio nero ma diamo una punta di blu scuro in modo che sembra quasi un alone del bordo. Benissimo. Perfetto. Vediamo se c'è qualcos'altro da mettere a posto. Direi di no. Animazione da fare sarà sulla posizione. Bene, in ogni caso, anche se è solo sulla posizione, io comunque l'anchor point di questo elemento lo metto al centro del testo. Quindi mi faccio aiutare per fare prima dalla palette Move Anchor Point. Quindi clicco qui al centro della palette Move Anchor Point e subito l'anchor point si piazza al centro. Benissimo. Ora prima di fare l'animazione, Rapidamente creo un secondo testo del tutto identico anche per il computer. Quindi siccome questo livello di testo iPhone ha già tutte le impostazioni che mi servono, non faccio altro che selezionare nella timeline il testo e lo duplico. Per duplicarlo potete andare nel menu Edit e scegliere la voce Duplicate oppure la scorciatoia CTRL D. Quindi ho duplicato il testo. Il duplicato lo prendo e lo metto qua e devo soltanto cambiare il testo. Adesso per cambiare il testo rapidamente fate così. Doppio clic sul livello di testo che volete cambiare, doppio clic su iPhone e scriviamo laptop. Poi di nuovo riseleziono il testo, prendo lo strumento selezione o tasto V e lo metto dove deve essere messo qua sopra. Ora facciamo le due animazioni. Facciamo scendere dall'alto fuori i due testi e devono arrivare qui dove li ho messi. Allora, cominciamo a pensare al telefono. Quando il telefono è quasi arrivato del tutto qui, la scritta iPhone deve trovarsi fuori. Quindi, seleziono la scritta, clicco il tasto P per lavorare sulla position e metto la scritta fuori. Accendo l'orologio per partire con l'animazione e anche qui facciamo una decina di fotogrammi dopo. Quindi, per avanzare 10 fotogrammi, tasto CTRL, freccia a destra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allungo un po' la preview. E in questo momento, la scritta la voglio lì sopra il telefono, quindi più o meno qua. E metto Easy Ease. Quindi, il keyframe finale lo ammorbidisco. Seleziono F9. Vado a rivedere. È un po' lenta questa animazione perché effettivamente la scritta che entra fa molta meno strada del telefono. Quindi ha bisogno di arrivare più rapidamente. Bene, quindi il secondo keyframe lo avvicino al primo. Vediamo se può bastare. Sì, perfetto. Ora pensiamo alla seconda di scritta. Laptop. Attivo la proprietà position. P. Qui entra la scritta iPhone e voglio che a un secondo qualcosa qua. Prima però spostiamo la scritta un po' più in là. Bene. Ora in questo momento abbiamo detto che voglio che la scritta si trovi fuori. Accendo l'orologio per far partire l'animazione e lo stesso tempo che ci ha impiegato iPhone a entrare ci impiega anche laptop. Quindi e in questo momento porto la scritta sopra laptop qua. Perfetto. Anche il keyframe finale di questa animazione lo ammorbidisco, riaggiorno la barra della preview e faccio partire l'animazione. 1, 2, 1, 2. Bene, salviamo e andiamo avanti. Prima di proseguire mi accorgo che intorno a queste due fotografie c'è anche qui un'ombreggiatura molto chiara un po' come quella della scritta che è azzurra sfumata questa è bianca sfumata quindi prima di proseguire cominciamo ad aggiungere queste sfumature chiare intorno quindi seleziono il telefono aggiungo anche a lui dal menu effetti prospettiva drop shadow subito si aggiunge un'ombra nera netta ma io voglio che sia bianca clicco sul shadow color attivo il bianco Bene, aumento un po' la softness e l'intensità. Eccola lì. Quindi, bella, morbida softness e mettiamola pure al massimo. Giusto per avere un piccolo alone luminoso intorno. Siccome voglio lo stesso identico effetto anche sul secondo elemento qua. È possibile copiare tutto quanto l'effetto con tutte le impostazioni che ho dato e incollarlo sul secondo elemento. Per farlo si fa così. Seleziono l'effetto, proprio clicco sul nome dell'effetto, la drop shadow, CTRL C per copiare, poi seleziono nella timeline la seconda fotografia e poi CTRL V. E automaticamente ecco qui si vede che nella finestra effetto Control si è aggiunto anche qui l'effetto drop shadow con le stesse impostazioni che avevo dato per il telefono, infatti vediamo questo contorno più chiaro. Benissimo, salviamo e proseguiamo. Ora devo aggiungere due elementi per il telefono e due elementi per il computer. Gli elementi sono una stella blu e la scritta 599 euro. Bene, cominciamo dalla stella blu. Quindi, siccome adesso devo creare uno Shape Layer, perché la stella la facciamo con gli Shape Layer, la cosa a cui devo stare molto attento è che nella timeline non ci sia niente di selezionato. Quindi, clicco in un punto vuoto della timeline, qui per esempio, e tutti i livelli si deselezionano. Perché ho fatto questo? Perché quando io uso gli strumenti per creare le forme, se c'è un livello attivo, quello strumento non crea forme ma maschere sul livello attivo. Allora andiamo a selezionare la forma che ci serve, una stella, Star Tool, doppio clic sulla stella così creo subito una stella a 5 punte, benissimo, è gialla perché è l'ultimo colore che ho usato, ma io voglio azzurro quindi clicco sulla palette dei colori, anche qui prendo il contagocce e vado a selezionare un blu, questo. Bene. Rimpicciolisco la stella, prendo il contorno, premo il tasto Shift e la riduco a questa grandezza e la metto lì dove mi serve, qua. La stella che ho bisogno io non ha semplicemente il colore interno, ha anche un bordo bianco. Benissimo, per aggiungere un bordo bisogna dare un colore alla voce stroke. Quindi innanzitutto clicchiamo sulla... Parola stroke per decidere che non vogliamo che sia barrata di rosso trasparente, ma abbia un colore tinta unita. Quindi la seconda scelta, ok. Nella paletta a destra clicco e do il colore bianco. Lo spessore è quel numero qui a destra, che adesso è 36 per me, e lo riduco un po'. Così, benissimo, andiamo a vedere se anche la stella ha una sfumatura intorno. Si sì, ce l'ha. Un breve alone anche lei sul azzurrino. Bene, quindi di nuovo effetti, prospettive, drop shadow, viene subito il contorno nero. Ma io lo voglio anche qui. Si può prendere il contagocce. Il contagocce prendo lo stesso blu, aumento la softness, benissimo. Intensità più o meno, no, non tanto così. Benissimo, così stacca dallo sfondo. Ottimo, lasciamo qua. Ora seleziono la stella, tasto invio, la rinomino. Questa è la stella associata al telefono, quindi stella, telefono per distinguerla dall'altra che farò. La seleziono, siccome devo fare un'animazione, controlliamo sulla scala perché da piccola diventa grande, e anche rotazione, devo stare molto attento a dove si trova l'anchor point. Andiamo a controllare dove si trova. In questo caso, l'Anchor Point invece è rimasto al centro della composizione. Quindi, per metterlo al centro di questo livello, mi faccio come al solito aiutare da Move Anchor Point. Clicco là al centro, benissimo. Ora faccio l'animazione. Andiamo a vedere quando comincia e quando finisce. Nel momento in cui la scritta sta scendendo, la stella si allarga. E fa circa un giro su se stessa e si ferma inclinata più o meno così benissimo quindi il telefono andiamo a controllare la timeline arriva qua qui è completamente arrivato aspettiamo che arrivi anche la scritta bene ora facciamo partire la stella devo lavorare sulla scala clicco il tasto s e sulla rotazione shift r Voglio che in questo momento la scala sia 0 e la rotazione così com'è 0, benissimo. Accendo l'orologio sia di scala sia di rotation. Avanziamo circa 10 frame, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e aumento la grandezza più o meno la voglio grande così e voglio che la stella faccia un giro completo. E si fermi inclinata così quindi quasi 360 gradi benissimo ammorbidisco tutti i keyframe li seleziono f9 e facciamo una preview perfetto direi che ci siamo ora vi faccio notare una cosa dal filmato guardate questa animazione quando mi fermo a metà strada notate che c'è una sfocatura su questa animazione qua, mentre sulla nostra, se mi fermo a metà strada, non c'è nessuna sfocatura. Per attivare questa sfocatura, e la si attiva sempre quando i movimenti sono molto rapidi, bisogna attivare nella timeline una funzione che si chiama Motion Blur. Allora, per attivarla si fa così, si va in questi comandi della timeline che si trovano qui nella parte alta e si clicca quel bottone rappresentato da una pallina con una scia, quindi ci clicca lì, si chiama appunto Motion Blur. Adesso è attiva la funzione Motion Blur per tutta la composizione, questo non basta, a questo punto bisogna decidere quale livello ha il Motion Blur, quindi se nella stella telefono voglio che ci sia il Motion Blur, devo attivare il suo personale pulsante Motion Blur che si trova qui sulla destra sotto l'icona della pallina con la scia, quindi clicco qua, adesso la stella, infatti lo noto subito, ha la funzione motion blur attiva. Però, ripeto, è importante accendere il bottone generale della composizione, qua su in cima, e poi quello particolare del livello. Quindi se vado a rivedere il tutto, è più naturale vista così. Benissimo, abbiamo l'animazione della stella. Salviamo, proseguiamo. Mentre la stella si ingrandisce, la scritta, questa qui, 599 euro, appare con una assolvenza, cioè con un'animazione sull'opacità e anche sulla scala, perché parte più grande e poi si rimpicciolisce. Quindi cominciamo a scrivere 599, quindi strumento testo. Clicco qui dove voglio che compaia il testo, 599 euro. In questo caso voglio che il contorno anziché blu sia rosso, quindi clicco sulla palette del colore del contorno e gli do il colore rosso, magari non così acceso. Bene, aumento un filo lo spessore, un po' anche la grandezza. Controllo dove sta l'anchor point non è al centro ma in questo caso lo voglio proprio al centro perché devo lavorare sulla scala lo metto qui vediamo come si deve trovare alla fine il prezzo quindi così inclinato al centro della stella lo metto al centro della stella per inclinarlo apro un attimo la proprietà rotation r ruoto più o meno così se la ingrandisco ancora un po' di più ah no scusate ho sbagliato i colori voglio rosso il fil e bianco il contorno quindi qui nella palette dei colori del testo posso invertire i due colori cliccando su quelle frecce qui a fianco alle palette ok in questo caso fosse il riempimento lo voglio un po più acceso quindi clicco lì e lo do un po più sì un po più vivace così benissimo Adesso faccio l'animazione sul testo. Andiamo a vedere quando avviene questa animazione. Un po' più tardi dell'animazione della stella. Parte un po' più tardi. Bene, quindi quando la stella è già partita da un po', qui, ecco, adesso a metà strada dell'animazione della stella, circa qua, in questo momento voglio che il testo sia più grande, quindi lavoro sulla scala e Shift T sull'opacità. Quindi dicevamo, lo voglio più grande, così, magari, e trasparente. E poi accendo tutti e due gli orologi, per la scala e per l'opacità. E circa 10 frame dopo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voglio che il testo sia innanzitutto opaco. E poi piccolo facciamo così. E attiviamo l'Isis, sezione keyframe F9. Se un po' più veloce, può essere quindi prendo i due keyframe finali e li avvicino un po', sì, benissimo. E se voglio rendere ancora più forte l'arrivo del testo, posso decidere che all'inizio sia un po' più grande. Quindi vado sul primo keyframe della scala, seleziono il primo, tasto destro, go to keyframe time, mi allineo col primo keyframe e ingrandisco ancora un po' di più il testo. Vediamo. Sì, è come se arrivasse da più lontano. Benissimo. Addirittura mi sembra che forse i keyframe iniziali non ci vuole una partenza accelerata. Secondo me deve partire normalmente, con i keyframe normali, anziché ammorbiditi. Per far tornare un keyframe da ammorbidito a normale si fa così. Si seleziona un keyframe. Tasto CTRL premuto e si clicca sul keyframe e vedete la forma che torna quadrata, torna lineare. Ripeto, un keyframe. Easy is per tornare come era all'origine, ci cliccate sopra col tasto CTRL premuto. Bene, vediamo un po' il tutto. Sì, meglio, parte più veloce all'inizio anziché accelerare, mi sembra più adatto. Quindi mi fermo. Salvo, vediamo se anche il prezzo ha una sfumatura intorno. Sì, anche il prezzo ha un alone bianco tutto intorno benissimo. Quindi lo seleziono e cosa faccio? Siccome è un alone bianco come quello del telefono, che faccio seleziono il telefono iPhone nella finestra Effect Controls. Ricompare l'effetto Drop Shadow. Seleziono l'effetto là, lo copio ancora. Ctrl C. Seleziono il prezzo e poi CTRL V, perfetto. Forse in questo caso la sfumatura è un po' troppo larga, benissimo, e forse 100% intensità, è un po' troppo. Così direi che va benissimo. Ok, perfetto. Salviamo. Ora prima di proseguire farei un attimo di. Pulizia qui nelle barre dei livelli nella timeline perché? Perché guardiamo un po' quando gli elementi entrano in scena. Cominciamo dal telefono, dunque dal no, telefono e il computer cominciano al tempo zero e va bene, ma le scritte iPhone e laptop cominciano un po' più tardi. Per esempio, la scritta iPhone dall'inizio fino a qua non c'è c'è e fuori dall'inquadratura non si vede quindi tutta questa porzione qui questi frame qua sono inutili io li posso trimmare quindi, seleziono la barra della scritta iphone prendo l'estremità sinistra la trascino e col tasto shift premuto mi calamito qua dove c'è il primo keyframe e faccio la stessa cosa anche per gli altri livelli seleziono laptop mi metto dove c'è questo keyframe e trimmo col tasto Shift premuto l'inizio. Stessa cosa anche la stella. Mi allineo col primo keyframe. Visto che la stella fin qua non si vede, e trimmo. E poi trimmo anche l'ultimo prezzo. Benissimo. Così, in modo che a occhio si capisce subito dove comincia a comparire un elemento nella timeline non occorre vedere i keyframe si vede subito che da qui in poi l'elemento c'è e poi rimane bene adesso devo, avere, devo fare in modo di avere una stella e un prezzo anche per il computer qui ma io ho già una stella e un prezzo che vanno bene da usare anche per il computer basta che io duplicherò questi due elementi li sposto qua e magari posticipo l'arrivo cominciamo dalla stella la seleziono nella timeline Edit Duplicate magari la sposto come livello più in alto nella timeline, in modo da separarla dall'altra. Siccome si chiama stella telefono02 e non va bene, la seleziono. Tasto invio. Si deve chiamare stella computer. Bene, e dove mi serve questa stella? Andiamo a vedere. Mi serve qui sulla destra. Bene, la prendo e la metto qua. Intanto l'animazione. C'è ancora eh? benissimo. Poi mi serve un prezzo con le stesse caratteristiche di questo 599 per il computer. Quindi seleziono anche il prezzo 599. Lo duplico questa volta, Ctrl D per fare prima. Lo sposto come livello sopra la stella del computer. Innanzitutto lo metto nella posizione giusta che è circa qua. E poi il prezzo siccome non è uguale ma è 899. Doppio clic sul livello testo da correggere e in questo caso c'è da correggere solo il 5.899. Rivedo il tutto. Ok, va bene, solo che il prezzo del telefono arriva al momento giusto perché l'avremmo calcolato, ma il prezzo del computer dovrebbe arrivare un po' più tardi. Quanto più tardi vediamo potrebbe essere un secondo più tardi quindi che faccio in questo caso attenzione seleziono tutti e due gli elementi nuovi di destra la stella e il prezzo quindi tutte e due poi li prendo nella timeline e li sposto avanti di circa un secondo facciamo così io direi che fino qua basta a questo punto riallungo la preview e faccio partire il tutto Forse un po' troppo tardi, avvicino un po'. Salvo. Ora, tutto questo blocco di elementi qua l'ho completato. Ma tutto quanto insieme, vi faccio notare, computer, telefono, scritte, stelle, prezzi, tutto insieme, come fosse un unico elemento, lentamente si ingrandiscono. Notate dal momento iniziale, da quando entrano, già cominciano a ingrandirsi e vanno avanti e a 5 secondi svaniscono. Quindi per poter fare questa unica animazione su tutto questo gruppo di elementi, devo prima metterli in una composizione e poi fare l'animazione su quella composizione. Ecco che in questo caso qua metteremo in pratica il secondo dei metodi che io vi ho insegnato per lavorare con le composizioni, dentro composizioni, cioè... In questa composizione esercizio 1 seleziono tutti i livelli che devono essere messi dentro questa nuova composizione, quindi seleziono il primo prezzo, poi per selezionare tutti quanti gli elementi vado fino all'ultimo che devo selezionare, iPhone, tengo premuto il tasto Shift e si selezionano tutti, dal primo livello all'ultimo che mi interessava selezionare. Quindi tutti gli elementi che devono essere messi in una composizione li ho selezionati. Ora per mettere in una composizione faccio così, menu layer, precompose, che significa che creo una composizione nella quale verranno messi tutti questi elementi qua. Precompose e gli devo dare un nome a questa composizione qua. E la chiamo entrata prodotti, visto che sono dei prodotti elettronici, 1 perché poi avrò bisogno di un'entrata prodotti 2 per fare il secondo blocco di animazione che verrà dopo. Quindi do l'ok. Okay. A questo punto mi sono rimasti lo sfondo azzurro, la fascetta gialla che non si muove, che sta fissa lì, quindi non l'ho messa dentro questa precomposizione qua, perché la fascetta rimane ferma e i prodotti invece si ingrandiscono. E poi c'è la composizione entrata prodotti, che se vado a vedere nella finestra di progetto, quindi adesso qui a sinistra in alto rimetto in primo piano la finestra di progetto cliccando Project. Ecco qua che ho la composizione esercizio 1 e la composizione entrata prodotti 1. La composizione entrata prodotti 1 è diventata il livello della composizione esercizio 1, ma queste cose le sappiamo. Ora, cosa succede a questa nuova composizione che contiene tutti quanti questi elementi? Che si deve ingrandire dall'inizio fino a 5 secondi e nell'ultimo secondo deve anche sparire qua sparisce e poi entreranno poi vedremo gli altri elementi quindi io voglio lavorare sulla scala seleziono entrata prodotti 1s scala poi shift t perché dovrò mettere dei keyframe anche alla opacità quindi voglio che al tempo zero questa composizione sia grande così com'è accendo l'orologio a 5 secondi quindi prendo la barra della timeline avanzo fino a 5 qui voglio che sia più grande di un po senza esagerare non facciamo uscire del tutto il prezzo ok qua direi che può bastare qua quindi facciamo pure una preview veniamo qui tasto n per portare la barra barra della preview. Benissimo, quindi ho tutte le animazioni di prima e adesso ho un'animazione generale su tutto quanto di un ingrandimento lento. Non mi basta questo, voglio anche che nell'ultimo secondo, cioè da 4 a 5 secondi, tutto questo gruppo di elementi svanisca, quindi mi metto al tempo 4 secondi, accendo l'orologio di opacità perché qua deve essere al 100%, benissimo, avanzo fino all'ultimo keyframe della scala, quindi tasto destro sul keyframe della scala, go to keyframe time, mi allineo alla fine e qui voglio che sia tutto sparito, opacità 0. Qui niente easy perché voglio che l'animazione sia a velocità costante, non deve rallentare alla fine, benissimo, tasto invio. Perfetto. Naturalmente anche qui, questo mi fermo. Questo livello da 5 secondi in poi non serve più, quindi trimmo tutti i frame da 5 a 10, prendo l'estremità destra della barra entrata prodotti e la trimmo fino a 5, perché da lì in poi non mi serve. Bene, direi che per questo tutorial ci fermiamo qua. Questa è la prima parte. Nella seconda parte, che sarà più breve, dovremo cercare di realizzare tutto quello che viene poi, cioè l'ingresso dei secondi due prodotti con la loro scritte e i loro prezzi. Per fare questa seconda animazione non dovremo più mettere keyframe cioè ricominciare da capo, ma come abbiamo già visto un po' anche nella lezione sulle precomposizioni, dovrò semplicemente duplicare e sostituire gli elementi dentro le composizioni che io ho, ma lo vedremo nella seconda parte. Quindi, per oggi ci fermiamo qua e ci vediamo nella seconda parte. Ciao!